Il risultato è deprimente. <coughs> Biaggi svaluta proprio il tipo di giornalismo televisivo che lui pratica con più abilità e successo di tutti. Che informazione è mai quella dello spot sulla borsa misteriosa? Alla fine del programma, chi non sapeva niente dall'affare Calvi continua a non saperne niente, frastornato da uno scopo che produce solo rumore. In quell'inizio d'aprile alcuni criticano Biaggi, altri lo applaudono. Biaggi risponde ai critici delle trincee di Panorama, e di Repubblica, e portando a spot il fantasma dalla borsa di Calvi. Lo fa so il mercoledì 8 aprile, la di intervista. Un coro quasi unanime pro Biaggi. L'ex presidente della Corte Costituzionale Giuseppe Branca, gli onorevoli Stefano Rodotà e Flaminio Piccoli il leader radicale Marco Pannalla, i direttori Indro Montanelli, Lino Rizzi e con molta moderazione Gaetano Scardocchia. Fra i tre gatti che si permettono una critica educata c'è un stellino. lo Rimbecca, seduta a stante, e li ricorda le migliaia di stelline spese per comprare il falso Saransky. A che cosa ci obbliga questo mestiere? Ma due settimane dopo sempre a spot Biagi chiede scusa al direttore del Corriere. Lo fa la sera del 22 aprile, è la sera che va in onda finalmente un grande scopo di viaggi, l'intervista a Gheddafi, registrata a Tripoli qualche ora prima del bombardamento americano. Il film è rimasto per una settimana nel frigorifero della Rai, così ha voluto Biagio Agnes, detto Biagione. Il direttore generale, un personaggio che più avanti conosceremo. Scusate. Il direttore generale, un personaggio che più avanti conosceremo meglio. Sarà un paese il nostro. L'estrana rai tibù che manda in onda le scupe finte e censura quali beri. Nei sette giorni di frigo ci domandiamo tutti se piace sbattere la porta di spot o se vorrà rimanere, anche se dimezzato perché soggetto all'esame all finestra di Agnes. Nella sua edizione straordinaria per l'attacco alla Libia, Panorama dà, sicure, dà come sicura le dimissioni di Enzo. E conclude così la cronaca sul caso Biagi che dafi aglias. Biagi fa l'ultima telefonata, chiama Zaboli, il presidente della RAI, e gli dice ho chiuso, lascio questa baracca, non ho niente da perdere salvo la faccia. No, Biaggi non lascerà la baracca, e quello di Panorama resta come esempio di miniscupa alla robescia. Con un dettaglio che merita due righe, gli autori della cronaca sono Romano Cantore e Giampaolo Rossetti. Sono redattori di Panorama, ma sono anche collaboratori retribuiti di spot. E su Panorama scrivono di è Curioso, no? Capitolo 6: I giustizieri. Nelle mani di Gola Profonda. Un giorno Roberto Fontolan, redattore dell'Avenire, chiede a Biaci: Ha rimorsi per ciò che ha potuto causare con il suo mestiere? Lui risponde: Sì, ci pensa spesso. Nuova domanda dal giorn del giornalista. Si può rimediare, e viaggi, no, non si può rimediare la vita, perché qualche pezzo di vita l'hai tolto. Si può consolare che hai offeso, ma non credo che basti. certo, bisogna accettare che se sei in battaglia, cerchi di vincere, menando fendenti. Il dramma è quando colpisci senza essere in guerra. Talvolta i cronisti d'assalto si ritengono chiamati alle armi. Vestano un immaginario diviso come se fossero in guerra, menano colpi su colpi, in nome di una cosa antica, inafferrabile, mitica, la giustizia. E così gli assalitori si fanno anche giustizieri: nel senso che il cronismo l'assalto e il suo odio, e il suo Dio, scusate, lo scoop, trovano la loro sublimazione, il loro paradiso possibile nella cronaca giudiziaria. Questo è uno dei luoghi in cui abbiamo peccato e pecchiamo con più frequenza, di menzogna, di leggerezza disinvolta, di cinismo, di umana ins insensibilità mm. e di mancato controllo. L'abbiamo fatto e lo facciamo senza tormenti eccessivi, l'abbiamo fatto e lo facciamo con l'aiuto di un fantasma dalle molte facce, gola profonda. Salo Scoop è il nostro Dio, Gola Profonda, è il suo profeta. Da questo incontro a tre, che brutte guerre sono nate e con quante vittime. La guerra giudiziaria è infuria da sempre, qui parleremo di quella più vicina nel tempo, a partire dagli anni 70, l'Italia del potere legale che devia l'Italia. Del potere occulto e illegale, del terrorismo, della mafia, della camorra, della P2, cominciano a pagare il conto. E lo presenta una generazione nuova di magistrati, più libera, più rispettosa della legge e talvolta più spavalda. Sui giornali si espande il racconto dei fatti giudiziari che vedono inquisiti i capi terroristi. E capi mafia, ma soprattutto politici di ogni colore e stato. Questo racconto è quasi sempre la cronaca della fase invisibile dell'inchiesta, quella istruttoria. La fase visibile, cioè il processo pubblico, se ci sarà verrà dopo anni e spesso conterà poco e non avrà fascino. Come un film già visto, poiché della storia che sta all'origine del dibattimento ormai sarà stato detto tutto, è il contrario di tutto. Descrivere l'invisibile non è affare da poco, occorrono doti quasi sovrumane, e occorre specialismo, abitudine a scrutare nel buio. Dunque, con il gonfiarsi delle cronache dell'istruttoria, si gonfia anche una specialità nuova. Quello del cronista ha detto e non più al processo, il resocontista reso veniva chiamato, ma al complesso dei segreti che prepara il processo. Osserva sul manifesto Giovanna Paietta, in un bel ritratto del giornalista giudiziario. I processi sono diventati l'ultimo problema di questo giornalismo, a parte, si intende, il grande processo, il processo spettacolo. E Roberto Chiodio numero uno tra i giudiziari. Nel mm. tempo la storia della notizia si è sempre più avvicinata al fatto. Così abbiamo cominciato a seguire le istruttorie, cosa che prima capitava solo in casi eccezionali, e di cui è nato il particolarismo rapporto. rapporto che abbiamo con i giudici istruttori. Un rapporto che sentire chiodi comincia vent'anni fa in uno dei primi processi a sfondo politico, quello felice Ippolito, Ippolito Knend. <coughs> Al potere interessava che si scrivessero certe cose e che le si, si scrivesse subito senza aspettare gli atti ufficiali. Così passo per passo, oggi siamo nella situazione per cui il 90% delle notizie viene dai magistrati o dagli investigatori. E lo stesso anno, l'84, su pagina, Paolo Michele spiega. La verità è che i giudici soffrono ormai abitualmente questo genere di segreti alla stampa. Lo fanno perché amano come tutti vedere comparire il loro nome e la loro foto sulle prime pagine dei giornali o in televisione, perché sanno che il cronista li compenserà descrivendo sempre il loro operato, come una coraggiosa sfida al potere costituito. Gian Paolo Panza, carta falsa.